Abbiamo impostato l'orario, il nostro, alle 22:20. Ne approfitto di questi due minuti di vuoto per proporvi l'ascolto di questo bellissimo brano. Si dice, ed è vero, che la musica suscita sempre emozioni. Io vorrei capire che emozioni suscita questo brano musicale in ognuno dei presenti in questa piazza. Sono sicuro che non sono sentimenti simili a quelli che abbiamo sentito prima, perché noi non vogliamo portare avanti questo tipo di sentimenti. Quindi io ve lo dedico a tutti voi e anche a me stesso. Buonasera a tutti, ringraziamo anche noi le forze dell'ordine presenti, ringrazio anche i signori che si stanno dedicando per l'amplificazione, che si sono messi a disposizione, e comincio questo comizio volendo dare necessariamente un attimo del mio pensiero, del mio ricordo a Nino Germano, che era mia pace. Noi con mio padre a livello politico non andavamo molto d'accordo. Io quando ero giovane e lo sentivo parlare, lo vedevo come un eroe, come un supereroe. Quando parlava lui in questa piazza venivano le persone anche da fuori, perché lui, mio padre, era un personaggio speciale, non faceva i comizi come li sto facendo io, che se li scriveva, lui si prendeva qualche appunto e parlava così, anche sbagliando. Una cosa che non ho mai condiviso con lui è quando purtroppo si scende sul personale, ma per le altre cose ci ha potuto nagare. La mia visione di fare politica è incentrata sul confronto e la convergenza al bene comune. Sono sempre stato contrario a scendere nel personale nei comizi, e come in una partita a briscola non vedo nemici ma solo avversari politici temporanei. Queste parole non credo che qualcuno di voi se le ricorda, perché sono passati 5 anni. Io confermo quello che ho scritto 5 anni fa, anche se mi trovavo in un'altra compagine, perché non ho cambiato stile. Per me la politica è un confronto che non si basa sulle accuse personali, perché sul personale ci possiamo scendere tutti, perché un noto politico siciliano della nostra zona ha un leitmotiv che usa sempre, no? Il sindaco De Luca, che c'è adesso a Messina, com'è che si sente, ah, va a rugna. Quindi siamoci nel nostro e parliamo di fatti concreti e di programmi. Bravo. Nelle liste avversarie ho amici e parenti, compari e comari,
e per quanto mi riguarda i nostri rapporti di amicizia e affetto rimarranno tali a prescindere dallo svolgersi e dall'esito di questa competizione elettorale. Io mi sono candidato con la volontà di dare il mio contributo e qualche idea da realizzare per migliorare la qualità della vita di tutti noi malvagnesi, favorendo lo sviluppo del paese invece che il suo degrado, per consegnarlo migliore a ste carosette che ci sono da piazza e ai nostri nipoti quando li avremo. Che futuro ha Malvagna? L'altra sera parlava, io aggiungo qualcosa, l'altra sera parlava il mio grande amico Marco, che rispetto all'85 siamo diventati un terzo della popolazione. Ora siamo meno di 660 e rotti, non mi ricordo, io ho detto siamo meno di 700. Molte case sono vuote, gli anziani piano piano purtroppo muoiono, mentre i giovani vanno fuori per cercare migliori opportunità. Di questo passo Malvagna rischia la sorte comune a tutti i piccoli borghi, che è quella purtroppo di scomparire, perché se persone non ce ne sono, a cui ce l'hanno a fare i comizi? A cui ce l'hanno a banniare che c'è un comizio? Che io in questi giorni sono andato con la macchina in giro e guardavo le strade del paese e vedevo che le case vuote sono, superano di gran lunga le case abitate, anzi in certi posti manco ci sono passato perché non c'è sta nulla, e questa purtroppo è la realtà. Forse chiuderanno la scuola e le poste, chi gestisce un'attività commerciale, c'è un bar che ha da cazzo, ma se cristiani poi non c'è nessuno, a cui ci fai i caffè che sono un bar, no? E sto portando un esempio perché ce l'abbiamo qua davanti, no? Ma per tutte anche le altre attività commerciali che ci sono nel paese, le botteghe, il forno, tutto. Se non c'è un target di vendita, c'è un quantitativo di vendita, non c'è nemmeno convenienza perché ci sono le tasse, quindi verrebbero a mancare anche servizi alle persone che siamo qui, che abbiamo scelto di vivere a Malvagna. Allora, cosa possiamo fare per cambiare questa triste prospettiva? Non è una prospettiva allegra, tranne se uno è pensionato, dice ma io ho la casetta qui, me ne sto qui fino a quando c'è qualcuno o io ce la faccio a farmi, ad andarmene con la macchina, divento anziano e non c'è manco più sta forza di guidare la macchina per andare fuori paese a fare la spesa, se non ci saranno botteghe di genere alimentare a Malvagna. Quindi il problema ci sarà anche per chi è pensionato, non solo per i giovani, perché quando in un paese mancano le strutture basilari, i servizi di base, mancano per tutti. Quando manca il divertimento, quando manca il passatempo, quando manca l'acqua, quando manca la luce, quando manca tutto, perché tutti abbiamo bisogno di queste cose, diciamo. Allora, innanzitutto credo che un paese con meno di 700 abitanti avrebbe dovuto vivere queste elezioni comunali in piena unità, come avviene in altri piccoli comuni senza divisioni. A tal proposito vorrei ricordare a tutti e tre i candidati, anche al mio candidato sindaco Giuseppe Orlando, che esiste una forma di bilancio che si chiama partecipato, ma non finto bilancio partecipato. Ora vi spiego qual è quello vero, il bilancio partecipato, che si potrebbe fare anche a Malvagna solo se si volesse. Io farò di tutto, se vinciamo noi, spero che vinciamo noi, di farla adottare al mio sindaco, poi gli altri che se la vedono loro, io lo sto proponendo. Il bilancio partecipato si traduce in una trasparenza e una partecipazione attiva di tutti i cittadini che lo vogliono, perché non è che puoi venire a pigliare uno da casa e dire tu a partecipare. Se uno vuole partecipare però deve avere la possibilità di andare in un consiglio quando c'è un qualcosa da decidere di importante nel paese e dire la sua e venire ascoltato, ma non essere manipolato prima, perché quello già più non è bilancio partecipato. Il bilancio partecipato deve essere che ognuno in democrazia deve esprimere la propria volontà, deve fare questo apporto anche di idea, e poi il sindaco, l'amministrazione e la giunta valuta anche quella proposta di quelle persone e dice, vizio, che questo io ho ragione,
stiamo facendo questa cosa, però usai. E hanno ragione, perché no, vi porto un esempio banale, senza criticare nessuno, perché qua poi finisce a scherzo, perché questo fatto poi io ci sorridevo, no, in piazza, c'è stata fatta la Piazza Nuova, c'era questa fontanella qua al lato e gli hanno messo il bottone che l'acqua non usciva, cioè per bere bisognava premere il bottone. Io che sono sempre scherzoso mi sono messo un po' a giocare in piazza, ma l'ho fatto diverse volte, ma non solo io, perché gli altri se ne sono accorti quando andavano a bere, che l'acqua usciva calda. Allora poi, meno male che c'è stato qualcuno che ha ascoltato queste istanze dei cittadini e l'acqua adesso scorre in modo che si, come la fontana, no? Come è giusto che si faccia, e come in Santa Croce e come la fontanella che c'è in Piazza Municipio, era giusto farla così e si è fatta. Ora ditemi, non è che uno vuole le mani battute perché magari ha detto qualcosa di buono, però quando viene accolta una cosa giusta deve essere accolta quella cosa giusta, se è una cosa sbagliata deve essere bocciata. Non si tratta qua di essere un amico, un nemico, uno che in politica era contro, qua si tratta di essere paesani malvagnesi, con le stesse esigenze e le stesse aspettative. Bravo! Allora, il bilancio partecipato si traduce in una trasparenza e una partecipazione attiva dei cittadini sulle scelte amministrative più importanti, e solo così ognuno può contribuire al buon funzionamento dell'amministrazione, perché viene arricchita anche l'offerta di idee, no? Se partecipano tutti. Ognuno di noi può adoperarsi nel cercare le soluzioni per i problemi del nostro paese, amministrare per tutti i cittadini e non solo per una parte politica. Con solidarietà, altruismo, empatia per gli ultimi e per chi si trova in difficoltà. Questa è una cosa che penso io, perché un sindaco, secondo me, deve essere un padre di tutti, senza distinzioni, simpatie, antipatie o convenienze politiche. Questo è il valore etico della politica, che purtroppo nelle passate amministrazioni spesso è venuto a mancare. Ovviamente il mio pensiero è riferito a tutte le passate amministrazioni, non solo a questa uscente. Riguardo ai programmi, ce ne siamo accorti anche questa volta che si ripetono alcuni argomenti e progetti da realizzare che sono state promesse in passato, ma non sono state ancora realizzate, sono state realizzate male, sono rimaste incomplete. Ora purtroppo mi devo togliere una pietruzza dalla scarpa, che non è contro nessuno di voi, ma è una cosa che ho a livello personale io, e si ricollega a 5 anni fa, dove nel mio primo comizio, il primo della mia vita, avevo portato avanti un'idea mia, un'idea progettuale e un pensiero mio che purtroppo venne a quei tempi, tu ti ricordi, un po' censurato, e fui costretto a modificare solo un se. Ora io ve lo leggo con questo se, sperando che tutti i malvagnesi, questa volta anche quelli, i miei avversari, diciamo, politici, lo capiscano cosa significa. Perché io, tu credi in un dedauce, non sogno. Io ho sapito 5 anni fa che a Stato Montalbano non si può fare più, ma ora ve la leggo come la volevo dire io. I più giovani che il 4 e 5 ottobre voteranno per la prima volta hanno il diritto di sapere e immaginare come sarebbe stata la qualità della vita di tutti i malvagnesi se durante le amministrazioni passate fossero state fatte molte delle cose, non tutte, molte delle cose che elenco in ordine sparso, non cronologico, perché uno se le cose le scrive come se le ricorda. Io ormai la memoria mi fa anche brutti scherzi, anche a me ormai 57 anni ho. Quando avevo 30 anni mi ricordavo a memoria tutto, canzoni, tutto, ora se non leggo e se non me li segno me li scordo, però li ho segnate molte di queste cose. Completata a suo tempo
la famosa strada di collegamento di giunzione Malvagna-Montalbano, che avrebbe fatto diventare Malvagna un luogo di passaggio, avrebbe cambiato totalmente Malvagna, anche in buone e magari di cose tinte, no? Perché avendo un collegamento con la Tirrenica possibilmente avremmo avuto altri tipi di problemi, ma intanto saremmo stati un paese di passaggio, e un paese di passaggio è avvantaggiato. Moio Alcantara rispetto a Malvagna è avvantaggiato perché le persone ci passano, si fermano nel bar, mettono la benzina. A Malvagna si deve venire apposta, il mio discorso è incentrato anche su questo, come aiutare Malvagna visto che abbiamo questo handicap. Allora, restaurato il convento dei frati minori per destinarlo a fini turistici con progetti di manutenzione. Va bene, manutenzione, poi ci sono altre tante idee, io qui ho saltato una riga, ma non va niente. Lo sappiamo tutti cos'è il convento, com'è combinato il convento, sappiamo tutti che il comune ha comprato il convento, quindi che senso ha avuto spendere tutti questi soldi per comprare il comune, anche se sono provenienti dalla discarica, dai soldi che venivano incamerati dalla spazzatura, no? Sono stati secondo me spesi anche bene, si è comprato un bene che però lasciato in questo stato non è buono. Ora si parlava di progetti, ma io non mi riferisco ai progetti del sindaco uscente. Io ho sentito tante belle proposte, io mi riferisco a quello che ancora manca a Malvagna e che se ci fosse stato avrebbe apportato del benessere, il lavoro in, come attrazione anche locale, come presenze di persone, e il convento è un simbolo a Malvagna, perché poi è bello anche se sta srubando, ma rimane sempre bello, perché io metto sempre foto su Facebook, su internet, quando vedono questo convento tutti i contatti che ho io in tutto il mondo, io anche nelle Filippine, anche a Vladivostok ho contatti, quando vedono le foto della Sicilia rimangono con la bocca aperta, anche quando vedono un netto e un sbriccio restano bocca aperta. E il convento anche giustamente si vede da fuori, non sanno com'è ridotto dentro, non lo sanno quelli che guardano le foto, che c'erano degli affreschi che tutte le amministrazioni passate usavano quella zona degli affreschi come magazzino, allora come l'avessi pigliato? Cioè io ho 57 anni, l'ho vissuta sta cosa anch'io, io ci andavo quando andavo a scuola che ero bambino a visitare il convento con le maestre, e me li ricordo che gli affreschi, ma perché a nessuno ci viene da testa che sarebbe stato un bene da preservare? Perché? E non condu a nulla, perché la colpa se la prende chi ce l'ha. Allora, il fondo Pitani, stessa cosa, si è comprato questo bosco dopo tutta quella vicenda dello sciopero, della praticamente occupazione che abbiamo fatto al comune. Io non ho scritto niente di qua, perché allora dovrei parlare di nuovo di mio padre, perché mio padre era in testa a quella cosa, e se non ci fosse stato lui il bosco a Malvagna non se ne sarebbe aperto, perché gli altri non erano capaci di interessarsi per aprire la forestale. Grazie a mio papà si è fatto, e tante persone di Malvagna hanno lavorato e continuiamo a lavorare, anch'io sono suo figlio. Il bosco di Pitteri è stato comprato dopo. Voi che pensate che tutta quella cifra che ha speso il comune per il bosco di Pitteri deve essere praticamente, non so, deve tenere conto solo di un aspetto dell'utilizzo di questo fondo, cioè che entrate deve avere un comune che ha quasi 473 ettari, non mi ricordo di preciso quant'è, eh? 600 circa ettari di bosco tutto intero, considerando anche Malabotta, no? Quella che ci tocca a noi come comune, cioè ha senso utilizzare, cioè per un'amministrazione utilizzare questo
questo grande fondo che abbiamo, è anche bello, molto bello, solo per darlo a pascolo o darlo alla forestale per fare lavorare ora che siamo 10 persone e mi sto zappando nei piedi io, che sono un forestale precario da 30 anni. Sono nel mio paese e mi sto zappando, cioè il bosco per me deve essere concepito come un bene che ha il comune di Malvagna, visto che il territorio del comune di Malvagna, per i giovani che magari non lo sanno, non si svolge a valle, nella pianura. Nella pianura abbiamo poco, nella pianura dopo i Mangarelli e il comune di Moialcandara. Quando scendiamo dal campo sportivo c'è una lingua di terreno che arriva poi nelle campagne che sono dei malvagnesi come comune. Acana e Dumoio non è di Malvagna. Il nostro territorio di Malvagna è Don Bosco e bisogna sfruttarlo nella maniera più opportuna. Io ad esempio che sto pensando ora? Sto pensando anche a tutto il materiale di risulta che la forestale non ha mai sfruttato, purtroppo, in tutti i bacini, Malvagna, Francavilla, in tutti i bacini, in tutta la Sicilia, quando si poteva creare invece di bruciare tutte le cose che noi, quando bruciamo, che tagliamo in esce, che tagliamo rami di albero e cose, se si usassero per produrre pellet, ci sarebbe e si potrebbe coprire il fabbisogno locale col pellet, risparmiando. Cioè il comune acquisirebbe praticamente soldi, il comune acquisirebbe dalla spazzatura, come diceva Punzolo, che mi è piaciuta quell'idea, no? Anche se si potrebbe ampliare in una maniera ancora più migliore, diciamo, secondo me. Ma le cose bisogna avere onestà intellettuale, quando si fa una cosa buona, anche se uno è contro della politica, bisogna anche battere le mani e dire bravo, sta cosa per essere buona. Bravo. Allora dicevo, dalla spazzatura, dai residui della lavorazione della forestale si possono guadagnare soldi, anche dal legname giustamente, ma non è che se abbiamo un bosco possiamo pensare di andarlo a tagliare se prima non piantiamo gli alberi e li proteggiamo bene. Perché tempo fa c'era un progetto che poi sto cosa se ne è udallare, ma io non voglio rimbancare, non ho scritto niente, voglio solo toccare un pensiero che ci capiamo noi con un Cusolo, senza attaccarlo. Lui mi potrà rispondere, ma io non sono interessato a, veramente, non sono partito con questa idea di fare attacchi politici, non mi interessa. Però mi ricordo che c'era un progetto dove la forestale aveva detto: se il comune mette dei soldi, possiamo fare la recensione. C'è anche il mio amico Tano, che è della tre liste, che siamo amici, non siamo nemici, politicamente siamo in due liste, ma siamo amici e siamo colleghi anche forestali. Lo sa anche lui, questo lo sappiamo tutti. Quelle che lavoravamo a Bosco, lo sa, si poteva fare a sci e tanti altri, scusate se vi nomino, ma questo discorso lo sapevano quelli che lavoravamo alla forestale. Si poteva recintare una parte del bosco per proteggerla e poter fare un progetto anche di impianto, diciamo, di nuovi alberi. No, ma comunque, queste, non voglio divagare. L'importante è che faccio passare questo pensiero a tutti voi, che il bosco si potrebbe sfruttare molto meglio di come si è fatto in questi decenni. Decenni! Non in questi ultimi 5 anni. Cunzolo, secondo me, ha preso la scia degli anni precedenti, però secondo me non andava. Comunque, si poteva migliorare. Allora, individuato un unico luogo di discarica dove conferire temporaneamente lo scarto dei lavori di edilizia esterno, evitando le micro discariche abusive sparse nel nostro territorio. Lo sappiamo tutti, quando si fa un lavoretto in casa, uno chiama muratori, cose, poi riesce qualcuno, cosa, allora poi come meglio può fare uno fa. Però la cosa che è brutta, che senza puntare il dito a nessuno, anzi me lo voglio puntare anch'io, perché ogni tanto qualche piccola cosa, magari io la feci in passato, no? Perché non sapevo come la via mettere, no? Magari che desaccio da spazzatura e poi uno pigliava un sacco di ullanni e si cava da ince, cose, mattoni, cose, tanto per farci le buttare anche da spazzatura. Ma se ci fosse stato individuato un posto anche temporaneo dove conferire gli scarti della lavorazione edile, poi si poteva pensare anche a un sistema anche di micropagamento, non lo so, il comune magari, che ne so, ci pensava lui e poi faceva pagare qualche tassa. Il modo si trova di sistemare le cose.
L'importante è però che poi non siamo alla forestale a lavorare e vediamo una televisione, il caso da, che come ci dava un colpo di fauce, neanche da cosa, da una macchia, c'è un televisore da sotto. È brutto perché è un barco dei nebrodi. E non è giusto che uno picchia una buzza da spazzatura a una banda, uno non lo incarica. Anche per noi stessi, ma comunque questo non è colpa del sindaco e di nessuno, è colpa di chi è che lo fa questa cosa. Però se avesse avuto, certe volte c'è la prevenzione ma anche la deterrenza, no? Se c'era un posto dove mettere queste scariche, qui era per dire che era tentato di fare una cosa, che sta tentazione si faceva passare perché ci veniva facile andare a buttare un sterro dove si poteva mettere senza inquinare e deturpare il nostro ambiente. Allora, se si fossero istituiti dei corsi di formazione patrocinati dal comune, finalizzati alla cultura d'impresa, invitando persone capaci, con l'obiettivo di favorire la nascita di piccole attività imprenditoriali di produzione agro-zootecnica, oggetti di artigianato locale e trasformazione di prodotti ortofrutticoli, favorita la nascita di cooperative agricole, creando occupazione e diminuendo di conseguenza il flusso migratorio dei giovani. Sarebbe nata qualche impresa in più. Secondo me, come diceva Marco, se il comune facesse, speriamo di farlo noi, questa agenzia di sviluppo che parte da esperti, diciamo, che vengono da fuori, ma poi formeranno qualche impiegato comunale in modo che poi diventiamo indipendenti a costo zero, diciamo. In modo che un giovane che ha un'idea va al comune e dice: sentite, ho sentito parlare che posso fare una microbirreria, cosa dovrei fare? Allora dacci tu le giuste indicazioni, come si può portare avanti un giovane che oggi, visto che il lavoro non ce n'è, non è che il Covid durerà sempre, quando passa sto virus la gente se non irà, cioè, no? In qualche modo a maccambare, no? E ci sono poche opportunità. Secondo me bisogna aiutare anche chi ha più bisogno. E secondo me un'amministrazione in un piccolo paese deve essere anche da questo punto di vista presente, no? Perché ci dovrebbero pensare sempre i privati. Io invece sono dell'idea che tante volte, quando i privati lo fanno anche per scopo personale, ci vorrebbe anche un ente istituzionale che aiuti, no? Allora mi riallaccio agli anni 80. Ero io un giovanotto, avevo mi pare 18 anni, nell'81 avevo 18 anni, sono venuti dei pittori che si chiamano Pittore Naif, ci hanno lasciato un bel ricordo nell'edificio comunale. Se andiamo nella sala del consiglio e nel corridoio dove poi si entra nella stanza del sindaco, mi pare, no? Non sono i quadri appiccicati là anche, abbiamo delle belle opere realizzate da questi artisti, di cui alcuni erano nostri compaesani, una di Messina mi pare, Carmen Cosafulli a Messina, e Caramagno mi pare che è catanese, non mi ricordo dove era, ma ce n'era un altro che si chiamava Franco Mora e altri che non ricordo più il nome. Hanno fatto questo, cioè l'amministrazione a quei tempi ha invitato queste persone, certo c'è stato un costo, ma io ho in lista un artista, no? Giuseppe, ne capirà più di me, ma io nella mia ignoranza di queste cose che si organizzano ho però una intuizione, l'ho sempre avuta questa intuizione, ogni volta specialmente che salgo al comune, io penso che tutti i paesani questi quadri li hanno visti qualche volta e sono belli. Cioè l'arte naif è un'arte povera, no? Un'arte anche che si allaccia anche forse alla, diciamo, alla tradizione, cioè un quadro naif la potrebbe disegnare anche un bambino, anche senza basi artistiche, no? Però dà quel senso di paesano, quel senso di bucolico, quel senso, io la penso così, poi mi posso anche sbagliare, è un punto di vista, ma su una cosa però non mi sbaglio e ve la dico a tutti voi, 5 anni fa l'ho detto nel comizio, se si fosse fatto un raduno annuale chiamando un po' di questi artisti, che ne so, 4-5, li ospitavamo qua, gli facevamo fare questi quadri nelle facciate delle case a Malvagna, nelle facciate, anche nella facciata della scuola dove c'è un disegno fatto, una pittura, e anche nella piazza che è stata fatta nella zona della Tiba del Regnone, con un'altra, diciamo, tecnica, con un altro
stile di pittura, no? Comunque io mi riallaccio sempre a Naif. Facendo questo raduno Naif tutti gli anni a Malvagna saremmo diventati Malvagna il paese Naif, dove sarebbero venuti tutte le classi della Sicilia e forse anche della Calabria a fare la gita, e le maestre li avrebbero portati qua i ragazzi a vedere questi quadri. I ragazzi poi entravano nel bar, poi si compravano il panino, poi magari li organizzavamo noi, giustamente li facevamo mangiare, no? E sarebbero arrivati soldi e presenze anche a Malvagna. E questa è una mia idea che l'altro giorno ho scritto su Facebook, e siccome sono in contatto con alcuni di questi artisti che ora sono vecchietti, Carmelo Saffulli mi pare che arrivavo quasi a 80, ma loro mi hanno detto che sono disponibili a venire. Allora, se vinciamo noi, me lo devi promettere, questi pittori Naif verranno a Malvagna a fare questi quadri ogni anno, magari che ne fanno 5 l'anno. Gli facciamo l'ombre all'acqua dei sogni, facciamo mangiare da sotto, o pare si vengono a pigliare a colazione, e possiamo cominciare noi. Se noi dovessimo perdere e vincerete voi, le altre due liste, questo comizio lo metterò ora io su internet in PDF, buscaragati, anche se non potrete prendere tutte le idee, che sicuramente non sarete d'accordo su tutto, qualche idea mia io penso che la gradirete anche voi e la porterete avanti voi, tanto io invidio non ho, perché una cosa quando si fa con i paesi, chi la fa è un bene che rimane poi nel paese. Bravo. Ora qui purtroppo ho sempre un pensiero, che purtroppo mio padre è morto da poco, no? Ho 5 minuti, ma chi sta a dire veloce veloce? La volta scorsa, quando ho questo punto, lo leggo prima, patrocinato e promosso un gruppo folk locale, rivalutando il nostro patrimonio di canti e musica tradizionale popolare e la nostra naturale predisposizione, approfittando della presenza ed esperienza di alcuni nostri compaesani che molto avrebbero potuto trasmettere e insegnare ai giovani malvagnesi. Si sarebbe potuto organizzare annualmente un raduno di gruppi folcloristici che avrebbe favorito l'afflusso di turismo nel nostro paesino, animandolo anche per una settimana e favorendo scambi socioculturali. E questo le aggiungo a voce: se si fosse creato un gruppo folcloristico di nostri giovani, i nostri giovani se divertivano, perché Covid a prescindere, avrebbero girato tutto il mondo come fanno gli altri gruppi folcloristici, e quando sarebbero venuti gli altri gruppi folcloristici qui, ci sarebbe stato uno interscambio socioculturale che porta, quando c'è incontro, quando c'è scambio, c'è sempre ricchezza, c'è sempre anche ricchezza sociale, ricchezza culturale, ricchezza anche, magari si potevano magari maritare, cioè, ma resto qua a Malvagna, che non c'è una carusa bella a Malvagna, una carusa russa, una carusa rumena, e si creava un altro nucleo familiare. Come ne uso uno invece la tentazione, dice, ora me ne vado dall'Ucraina che c'è questa cosa troppo bella e me ne vado dai mio marito e mi sta aiutando. Anche questo poteva succedere, ma intanto ci sarebbe stata una ricchezza per tutti, no? Allora, continuiamo. Patrocinato e promosso in modo adeguato la banda musicale. La banda musicale mi preme, perché io facevo parte della banda musicale, ma io purtroppo non sono mai stato pienamente, non mi sono mai sentito pienamente uno che conosce la musica, perché io l'ho studiata e la conoscevo quando ero bambino, poi purtroppo mi sono fermato da bambino, poi l'ho dimenticata la musica che ho studiato, e poi ho suonato per un po' di anni i piatti, però capisco questo, era uno strumento, diciamo, semplice, povero, no? Perché io dovevo solo portare il tempo, ma non era facile, perché se sbagliavo tutta la banda, no? Allora, detto questo, la banda musicale ho sempre avuto altre idee, perché quando si fa il concerto si poteva anche abbinare, se c'è qualcuno che sa cantare, e ce l'abbiamo a Malvagna, belle ragazze che cantano bene, si poteva abbinare anche qualche brano di lirica quando si faceva lo spettacolo in piazza. E poi un'altra cosa, una banda musicale gestita in una maniera seria, in una maniera, cioè, impegnandosi, prende le serate, le giornate, insomma i unnati, i figli magari andavano su banda. Io mi pensavo il fatto che facevamo poche feste,
e dovevamo poi fare tutti quei concetti, quelle prove. Disse: ma che senso va fare quelle prove se poi non abbiamo un riscontro anche, non economico, anche di andare a suonare fuori, perché uno vuole essere anche motivato, no? E allora questo io penso che un po' non si è andata avanti molto bene questa banda, perché ci sono state sempre queste cose a Malvagna, che comunque io non ci scendo nei particolari, anche perché tempo non ne ho, però dico che è sempre un'idea, perché ogni cosa che si fa in un paese, specialmente che siamo noi poi portati per il canto, per i gruppi folcloristici. Io poco fa ho detto che mi sovviene e mi ricordo due persone che 5 anni fa, quando io ho detto queste parole del gruppo folcloristico, erano vive, Nino Craparo e Mapace, che erano nei gruppi folcloristici, no? Loro sempre dicevano: ma io tutte queste cose li volevo trasmettere. Ora mi sembra bello, non è una sviolinata e manco una alleffiata, mi sembra bello che in queste fioriere qualcuno ha avuto la bellissima idea di scrivere a Galisa, mi pare che, no? Dovremmo fare un applauso, perché è una nostra tradizione, è stata bella questa cosa. Che poi però posso dire che questi sedili, questi pizzi non mi piacciono, che questi sedili da sotto gli potevano fare un'antichità per si puggiare in spada, io dico magari, no? Dico, a casa ne avrei anch'io idee da dire, ma non è questo il senso del mio comizio, perché ognuno vede le cose a modo suo e ognuno poi può criticare. Quello ha diritto di critica, quello ha diritto di farle come vuole lui. Va bene. Se c'è qualche altro minuto, non c'è più? Un minuto. Un minuto? Un minuto, sì. Io in un minuto, guardate, una cosa. Che nel bosco si possono fare tante altre cose. Che ad esempio dopo il supino si può fare un percorso di trekking, però si deve sistemare. Che si deve dare accesso tutto l'anno a Chiesetta di San Marco, la Porziata, una cosa, l'ho scritto anche su Facebook, che bisogna togliere a Frenza. Io lo so, quando uno parla poi colpisce sempre qualcuno e ci rubi scatole a qualcuno, e nella campagna elettorale paesana non conviene, ma io lo dico lo stesso, o sgriccio, se uno vuole dire, se viene un amico mio e me li voglio portare, lo sgriccio, io a trovare una strada pulita, a poter scendere, dai, a poter dire lo sgriccio. Se vinciamo noi queste cose le sistemeremo, vero Peppe? Li faremo. A Cuba dobbiamo fare un accordo con il padrone del terreno e dirgli: neanche non ti facciamo un danno del terreno, però chi è che viene deve avere la chiave in qualsiasi momento per andare a far entrare praticamente i turisti, magari che pagano un euro. Sempre sono, almeno si paga poi qualcuno per pulire, diciamo, dentro, no? Allora di queste cose ce ne sono tante, ciclocross, motocross, si può fare tutto quello che si vuole, basta che si sta nella legalità, no? Basta che si sta nella legalità. E ovviamente questo mio discorso si collega agli ultimi 60 anni di amministrazione, perché in questi 60 anni ci sono state cose importanti che non si sono fatte o si sono fatte male, ci sono state delle cose che erano basilari e noi ne godiamo anche oggi. Anche l'ultima amministrazione ha fatto qualcosa che diciamo è buono, ma purtroppo tante altre cose si potevano fare meglio. E poi c'è una cosa: se si fa una sagra un anno si deve ripetere l'anno dopo. Allora io ho sentito qualche sagra si è fatta 2-3 anni, bene, mettiamo le mani, facciamolo di nuovo, continuiamo a farla. Quest'anno purtroppo no, il prossimo anno se vuole Dio la facciamo, ma le altre cose che sono state trascurate io le ho scritte tutte e le metto a disposizione di voi. Spero che il 4 e 5 ottobre ci votate la lista numero 2 con candidato sindaco Giuseppe Luca Orlando, e che ci fate vincere, perché noi abbiamo tutta la buona volontà di cercare di fare quello che si può fare, le cose impossibili che non si possono fare più non li potremo fare nemmeno noi, ci dispiace, ma ci pensavano che le devono fare. E tutte le idee che avranno i nostri paesani noi li accoglieremo ogni giorno. Votate e fate votare lista numero 2 per Malvagna. Grazie a tutti e buonanotte. Buonanotte.